Ciao e bentornati su Shifai Recap Edita. Prima di iniziare, attenzione, allerta spoiler. Oggi andrò a spiegare un film d'azione fantascientifico americano del 2021 intitolato Outside the Wire. Buona visione. Nel 2036 scoppia una guerra civile tra insorti russi, guidata da un signore della guerra criminale chiamato Viktor Koval, e le resistenze locali in Ucraina. Le truppe statunitensi sono distanziate come forze di pace su questa nuova frontiera senza legge. Durante la loro prima operazione, i soldati americani, supportati da soldati robotici chiamati GAMP, subiscono un'imboscata dagli insorti. Sono in inferiorità numerica, messi all'angolo, e i GAMP possono essere distrutti facilmente. Mentre i soldati sul campo lottano per fuggire, il tenente Arp, un pilota di droni, vede un veicolo non identificato che si avvicina ai soldati e lo segnala a Miller. Considerandolo una minaccia, chiede il permesso di lanciare un missile, ma viene bloccato da Miller poiché due dei suoi uomini sono ancora intrappolati. Arp chiede poi al suo compagno Bale di confermare l'attacco aereo con il capitano Brydon, ma anche questa richiesta viene respinta. Tuttavia, Arp disobbedisce ai suoi superiori e lancia il missile verso il veicolo. A causa di ciò, due degli uomini di Miller muoiono, e ciò fa infuriare Miller, nonostante riesca a salvare gli altri 38 soldati. Il suo atto di disobbedienza a un ordine diretto lo manda a Camp Nathaniel, la base militare statunitense in Ucraina. Al suo arrivo, Arp incontra il colonnello Eckhart, il quale gli ricorda che se sopravvive alla missione verrà rimandato in aviazione, ma se muore, la sua storia sarà un ammonimento per gli altri piloti a non disobbedire. Arriva poi a un edificio dove i GAMPs vengono caricati. Arp incontra finalmente il capitano Leo, che sarà il suo superiore a Camp Nathaniel. Leo rivela l'eccezionale record di Arp nell'esercito ed espone il suo piano di sposarsi presto. Lui subito assegna ad Arp una missione, ordinandogli di assistere il capitano per consegnare dei vaccini a una clinica dove c'è un'epidemia. Dopo aver firmato l'accordo, Leo racconta una storia su Viktor Koval, che è responsabile di una bomba in Ucraina che ha ucciso più di 25.000 persone. Aggiunge che Viktor sta progettando di raggiungere il perimetro del sistema, dove è custodita la bomba nucleare russa, per usarla per uccidere molte persone. Leo assegna quindi al pilota un'ulteriore missione, che è quella di dare la caccia a Viktor. Durante la preparazione, Arp è molto sorpreso dal fatto che il capitano è in realtà un supersoldato androide. Prima di partire, Leo rivela che ha scelto di proposito Arp perché pensa fuori dagli schemi. Improvvisamente, Arp si confronta con Miller e i suoi uomini, che lo puniscono per aver ucciso due dei suoi soldati, ma la lite non dura a lungo perché arriva il capitano e tutti se ne vanno alla clinica. Sulla strada, Arp mostra la foto della sua ragazza al suo superiore e scopre che il soldato robot ha ancora un certo senso dell'umorismo. Il loro viaggio viene rallentato quando trovano un aereo cargo precipitato in mezzo alla strada. I civili sono scontenti dell'esercito e li lanciano cose. Uno di loro colpisce un GAMP, facendolo sparare istantaneamente. La situazione inizia a surriscaldarsi, ma Leo riesce a calmare i civili dopo aver negoziato con il loro capo. Sfortunatamente, l'esercito subisce un'imboscata dagli uomini di Viktor e inizia uno scontro a fuoco. Gli insorti sono preparati in quanto possono eliminare facilmente i GAMP. Per questo motivo, Leo e Arp devono viaggiare e consegnare i vaccini a piedi, mentre Miller e i suoi soldati rimangono indietro per trattenere i nemici. Sulla via, Leo dice ad Arp che il Pentagono ha disegnato il suo viso in quel modo perché possa trasmettere neutralità, per poter tranquillizzare le persone. Essi arrivano al campo profughi e si dirigono direttamente alla clinica. Durante la consegna dei vaccini, un cecchino, sotto ordine di Viktor, tenta di assassinare i due, ma li manca e colpisce invece l'infermiera e il dottore. Il capitano riesce a sparare al cecchino e lo interroga, costringendolo a dire dove si trova Viktor, ma lui si rifiuta di rispondere e alla fine viene picchiato dall'agente del posto. Arp mette in dubbio la decisione di Leo di non aver segnalato la situazione alla base, ma il capitano dice che non hanno abbastanza tempo per farlo, e continuano il loro viaggio per dare la caccia a Viktor. Nel camion, Leo spiega che ha la capacità di infrangere le regole in determinate circostanze, permettendogli di agire di sua spontanea volontà. Incontrano quindi Sofia, il leader della resistenza, che informa Leo sui codici di accesso altamente classificati per lanciare i missili nucleari, che sono nascosti in un posto nelle vicinanze. Si rendono conto che Viktor sta cercando i codici e devono impedirglielo. Sofia dice loro di trovare un trafficante d'armi che conosca la posizione dei codici. Prima che vadano, gli uomini comprano diverse armi da lei e lei sostiene che darà i soldi a un orfanotrofio. Sofia li accompagna al mercato e trovano Oshlak. I suoi uomini provano ad attaccare Leo, ma lui riesce a eliminarli facilmente. Il trafficante d'armi tenta di scappare, ma viene inseguito e alla fine catturato.
Lasciato senza opzioni, Oshlak fa trapelare la posizione dei codici, che si trovano nella banca vicina. Essi si dirigono immediatamente lì, mentre Sofia uccide il trafficante d'armi traditore. All'arrivo, il capitano ordina ad Arp di togliere un localizzatore dal suo corpo, in modo che non venga scoperto dai russi. Credendo che Victor sia dentro la banca, entrano immediatamente, e Leo dice ad Arp di chiamare Eckhart. Dopodiché, l'androide ha uno scontro a fuoco con gli uomini di Victor, mentre Arp cerca di aiutare gli ostaggi a fuggire. Qualche attimo dopo, appare un robot killer che tenta di uccidere Leo. Grazie al loro lavoro di squadra, insieme riescono a distruggerlo. Leo continua a cercare Victor e il codice, mentre Arp richiede finalmente a Eckhart una richiesta di supporto. La recluta porta fuori gli ostaggi, ma è confusa quando scopre che Eckhart manda i Gumps invece di soldati umani. Non molto tempo dopo, i russi escono dalla banca e minacciano di uccidere gli ostaggi. Un Gump spara poi a uno di loro, provocando uno scontro a fuoco. Arp cerca di proteggere gli ostaggi rimasti e li porta in un luogo più sicuro. L'uomo richiama il colonnello, solo per scoprire che in realtà sta inviando un drone e sta per distruggere l'intero posto. Dall'altra parte, Leo vede un uomo che sta provando a scappare dopo aver preso i codici. Gli spara, ma l'insorto riesce comunque a fuggire. Dopo un lungo inseguimento, Leo alla fine lo cattura e recupera il codice. Purtroppo, l'uomo non è Victor. Tornando ad Arp, il missile viene lanciato, distruggendo l'intera banca. A questo punto, Eckhart crede che sia Leo che Victor siano stati uccisi dal missile. Gli uomini si riorganizzano di nuovo e si allontanano da lì. Sulla strada, Arp sospetta le reali motivazioni di Leo e chiede cosa stia veramente combinando. Il capitano rivela poi che ha manipolato Arp per tutto questo tempo, costringendolo a commettere decisioni improprie, perché il sistema gli consente di rinunciare al bisogno di autorità umana se la persona si mostra negligente. Per questo motivo, Arp non è più in grado di dargli ordini. Dopodiché, l'androide fa perdere i sensi all'uomo e lo lascia sul ciglio della strada dove viene raccolto dagli uomini di Sofia. Leo va a incontrare Victor, rivelando che entrambi stavano lavorando insieme da tutto quel tempo. Victor si rifiuta di fornire la posizione del perimetro dove si trova il missile nucleare e Leo non ha altra scelta che ucciderlo. Elimina tutti gli uomini di Victor e alla fine impala l'uomo a morte. Acquisisce quindi la posizione e si dirige immediatamente lì. Dall'altro lato, Sofia rivela le intenzioni nascoste degli Stati Uniti nella missione di peacekeeping ad Arp. Il pilota si rende finalmente conto che Leo ha intenzione di lanciare il missile verso l'America. Sofia lo rilascia e Arp torna di corsa alla base. Lui rivela quindi tutto quello che sa su Leo a Eckhart e Miller, dicendo loro che è ancora vivo e che si sta dirigendo verso il missile. I militari gli credono e Arp chiama immediatamente Bay per localizzare Leo. Lei lo trova, ma è in territorio conteso al confine russo, dove è impossibile per il colonnello dispiegare un esercito. Arp si offre quindi di seguirlo da solo. Prima di partire, Miller gli dà un'arma che è efficace contro Leo. Alla fine arriva al silo dove la bomba viene tenuta e si intrufola mentre Leo sta configurando il dispositivo per installarlo sul missile. Arp arriva nella stanza, ma purtroppo viene notato da Leo che lo strangola finché sviene. Leo continua l'installazione e inizia il conto alla rovescia. Arp si sveglia e spara al suo capitano con l'arma data finché non cade, riuscendo a distruggere il suo corpo. L'androide rivela finalmente il suo vero piano, dicendo che voleva attaccare l'America per distruggere il programma Cyborg che lo aveva creato. Aveva intenzione di farlo per evitare che il paese combattesse altre guerre così distruttive nel futuro, perché i soldati robot, come i Gumps, sono il volto della guerra senza fine. Dopodiché, Arp chiama la base e dà il via libera per lanciare l'attacco aereo. Il silo e il missile nucleare sono completamente distrutti, ma Arp riesce in qualche modo a fuggire da lì e ritorna alla base. Alla fine del film, Eckhart lo rispedisce nell'aviazione e gli dice che è un eroe. Iscriviti per guardare altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!